Il nostro filmato dall'estero, la settimana scorsa parlavamo delle elezioni americane quando ancora il risultato era in bilico. Sabato scorso, lo sapete, è arrivato l'annuncio, quindi il 46esimo presidente degli Stati Uniti sarà Joe Biden. E quindi il nostro Stefano Salimbeni è andato a raccogliere le reazioni di due famiglie, una democratica, l'altra repubblicana. Sentiamo. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States. Ma perché usate adesso in testa, no? Sì. Anche voi? Beh, certamente. Mi hanno fatto i biscotti per festeggiare. Siamo diventati cittadini per poter votare contro Trump nelle elezioni precedenti. E non è andata benissimo. No, non è andata bene, no. Il biscotto. Avete votato chiaramente Biden. Perché? Era il tempo di portare un po' di sanità mentale e ordine e serietà e leadership e credibilità. Sembra più motivato ad occuparsi per esempio del cambiamento climatico ed ha più sensibilità da un punto di vista dell'antirazzismo, delle divisioni diciamo sociali. Ciao Stefano. Presti di notizie. La cosa che a me ha stupito molto venendo dall'Italia è che garantire accesso facile al voto per tutti, garantire un'istruzione per tutti, garantire la salute per tutti sono considerate cose estremamente progressiste. Quando in tante parti del mondo sono diritti accettati da secoli. E alla Camera. Cioè, una questione di portata morale anche. Come fai a dire a tuo figlio che ci sono dei valori morali e etici da rispettare se la figura che dovrebbe essere l'autorità principale del tuo paese li ignora completamente? In una roccaforte democratica come Boston sembra di essere alla fine di un mondiale vinto, eppure non tutti festeggiano, specialmente gli italoamericani, il cui voto, si sa, è diviso sia nelle generazioni più antiche sia in quelle più recenti. In 60 anni che sono in America non so che sta succedendo. Trump in 4 anni ha rimesso quasi gli Stati Uniti a posto. Non riesco a concepire come la gente abbia voluto tutti questi voti per Biden. Hiring taxes, increasing regulation, instituting plans that would cost this country billions if not trillions, would bankrupt this country and would totally destroy this economy. Trump è l'unico presidente vero. Non si è nemmeno pagato per come ci teneva per l'America. America first. Troppe bugie, troppe falsità e ci vuole una persona buona e brava. No, questo non è così. No. Sempre CNN. No. Infatti, purtroppo... Io sono molto contentissima che ha vinto Biden. Oh, signori, buonasera. Mi dispiace per come è andata, vedo solo un sorriso, tutti gli altri meno. Stefano, solo che siamo molti amareggiati per il risultato, allora un po' di dolce ci vuole. Esatto. No, compensa l'amaro in bocca che abbiamo. Molto, esatto. Molto amareggiato. Mi dispiace. Guarda, oggi come sta? Come si sente? Da repubblicano e da amante della politica mi sento bene perché comunque vada il presidente si è comportato da presidente e ha fatto tutto il possibile e i 4 anni di presidenza hanno dimostrato la validità di quest'uomo. I dati macroeconomici lo confermano. L'economia con Trump è cresciuta tantissimo. Si partiva da un deficit con Obama, si è arrivati a un surplus economico strepitoso. La crisi economica è il risultato del Covid. Lei ha una bellissima bandiera della pace dietro di lei. La pace sociale ci sarà secondo lei? Noi speriamo che la vittoria di una persona che ha dichiarato di voler lavorare per tutti dia un esempio di autocontrollo, rispetto e compromesso a un paese che è spaccato a metà come una zucca. Nel servizio abbiamo visto, più che altro sentito, umori contrastanti. La politica, lo sappiamo, è sempre un po' divisiva.